Vuoi acquistare crediti? Passa da fifaeasy.com, utilizza il codice coupon malati15 per avere l'8% di sconto. Link e coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovis Po, dello staff di NMF e benvenuti nella player review di un giocatore alquanto insolito. Si tratta di Atkinson nella sua versione in form. Devo dire, questa carta è un CDC e mi sono trovato decisamente bene. Partiamo con i pro. Resistenza. Questo giocatore sulla carta ha 93 di resistenza che in game si sente tutto, infatti corre sempre, anche a fine partita. Ed è uno che si stanca anche a fine partita davvero poco. La resistenza fa parte del fisico che è 80 con 93 resistenza per l'appunto, 78 forza e 70 aggressività. Stavo per mettere la sua forza fisica tra i pro, ma poi ho notato che comunque non è così proprio rilevante. Un altro pro sono le intercettazioni e il contrasto, che fanno parte della fase difensiva, che è 80 in generale con 81 intercettazioni, 75 marcatura, 84 contrasto e 76 scivolata. Contrasto in piedi, ragazzi, davvero ottimo con questa carta. Marcatura e la scivolata un po' meno. Però comunque è un giocatore che riesce a capire i passaggi avversari ed ad intercettarli. Ultimo pro, il colpo di testa. Anche se è solo un 75 sulla carta, devo dire è a parer mio davvero buono. Ha 61 di elevazione e 78 precisione di testa. Salta bene e la colpisce anche bene di testa, grazie soprattutto, secondo me, alla sua altezza 187 cm. L'unico contro che ho riscontrato in questo giocatore è l'equilibrio, perché avendo una forza, diciamo, accettabile, ha un equilibrio molto molto deludente. Anche se è difficile buttarlo a terra nei contrasti, comunque se viene spalleggiato di continuo tenderà a perdere l'equilibrio. Equilibrio che fa parte del dribbling, 75 generale con 62 agilità, 63 equilibrio, 81 riflessi, 77 controllo palla e 76 di dribbling. Un 76 di dribbling per un CDC è una cosa davvero buona. Ha un buon controllo palla e dei buoni riflessi. La sua velocità è 74 con 69 accelerazione e 78 velocità a scatto. Secondo me la sua velocità è buona, però non è proprio un contro. Una cosa, diciamo, buona e accettabile di questa carta è il passaggio: 77 sulla carta con 71 visione, 72 cross, 82 passaggi corti, 80 lunghi e 69 di effetto. Diciamo, sa far decisamente bene passaggi corti e lunghi ed anche il cross, però non sono proprio precisissimi. Questo giocatore ha un work rate medio-alto più propenso alla fase difensiva, con piede preferito il destro, 4 stelle piede debole e 3 stelle skill. Io l'ho provato in un 4-1-2-1-2 ed in un 4-3-3-2. 4-3-3-2 è quello con i due CC e con un CDC. Diciamo che davanti la difesa questa carta è davvero ottima. Io l'ho pagato 16.250 crediti per PlayStation 4 ed il suo prezzo si è già abbassato. In 13 partite ho realizzato 5 gol e 3 assist. Diciamo, per un mediano sono davvero ottimi numeri. Dunque, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Pro da una parte e contro dall'altra, il mio voto finale di questa carta è un bel 7 più. Per me si merita questo 7 più perché mi sono trovato decisamente bene. Era un giocatore che giocava bene quasi in tutte le partite e vi consiglio di provarlo. Dunque, ragazzi, la review di Atkinson If termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Dunque, ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!